Buonasera, mancano ormai soltanto 11 giorni alle elezioni e ci avviamo anche alla fine dei confronti politici tra leader. Si concluderà, come forse sapete, il 3 aprile, lunedì, con il secondo confronto tra Berlusconi e Prodi. Questo è il penultimo confronto e Vedrà il vicepresidente del Consiglio Gianfranco Fini, che è anche ministro degli esteri e presidente di Alleanza Nazionale, confrontarsi con Piero Fassino, segretario nazionale dei Democratici di Sinistra. Questa trasmissione è stata registrata eh, su richiesta dei nostri ospiti, che poi la sera sono impegnati, come si intuisce, in giri per l'Italia per i eh, comizi. Le regole ormai le sapete: eh, ci sono eh, una prima risposta di due minuti e mezzo, la possibilità di una replica di un minuto e alla fine un appello di due minuti. Come è capitato con Clemente Mimun, il coordinatore, il moderatore, come si dice, si limiterà a smistare il traffico. Le domande saranno fatte da due giornalisti che abbiamo proposto noi e che sono stati accettati dalle parti, che sono Giancarlo Mazzucca, direttore del quotidiano nazionale il Giorno Carlino Azione e Ferruccio Del Porto direttore del Sole 24 ore. Il sorteggio ha stabilito che la prima la domanda la faccio a Giancarlo Mazzucca a ah, Gianfranco Fini, come al solito fortunato. La partita delle elezioni si gioca soprattutto nelle tasche degli italiani, a cominciare dal fisco. Ecco la Casa delle Libertà ha proposto una nuova riduzione dell'Irpef e ultimamente ha parlato anche di una decontribuzione e di una defiscalizzazione del lavoro straordinario. D'altra parte eh, la L'Unione ha parlato appunto di una riduzione di 5 punti del cugno fiscale. Ecco, come si possono finanziare questi, questi investimenti che sono importantissimi, che richiedono molti soldi, soprattutto con dei conti pubblici molto disastrati? Io voglio innanzitutto ringraziarla per la domanda e voglio ricordare ai telespettatori che il centrodestra che ha governato, come tutti sanno, in questi ultimi 5 anni, ha già ridotto, seppur di poco, il carico fiscale. Lo ha ridotto per le imprese, nell'ultima finanziaria un punto di cuneo 2 miliardi di euro. Lo ha ridotto per 350 mila imprese che non pagano più l'IRAP. Lo ha ridotto per molti contribuenti, perché è aumentata in questi anni la cosiddetta no tax area, vale a dire la platea di coloro che prima pagavano le tasse, oggi non le pagano più perché abbiamo alzato il livello di reddito al di sotto del quale le tasse non si pagano. Quindi credo di poter dire abbiamo una certa credibilità quando diciamo date fiducia al centrodestra e nella prossima legislatura continueremo a ridurre il carico fiscale. Ovviamente in modo compatibile con le esigenze dei conti pubblici che sono in ordine, perché fra qualche giorno una trimestrale di cassa dimostrerà che non è vero che stiamo sul punto di portare i libri in tribunale. Come ridurre il carico fiscale nel prossimo futuro? Continuando con delle scelte di tipo politico. Io credo, ad esempio, che ci sia ancora una parte consistente del patrimonio immobiliare dello Stato e anche delle regioni che può e deve essere messo sul mercato. Credo che si debbano fare alcune liberalizzazioni che in questo periodo non si sono fatte, anche perché la congiuntura economica non era delle migliori. Credo che sia una scelta politica quella di ridurre gli stanziamenti alle autonomie, comuni e regioni, perché in molti casi comuni e regioni possono spendere meglio il denaro di cui dispongono. Credo che nell'ambito delle strategie di governo occorra individuare soprattutto quali sono i cittadini più meritevoli di una riduzione del carico fiscale. Io ribadisco che se vinceremo le elezioni, se Alleanza Nazionale avrà più voti, uno dei primissimi impegni nell'arco della legislatura sarà proprio quello del cosiddetto quoziente di reddito familiare. Perché è vero che in Italia ci sono delle fasce di disagio, in particolar modo le famiglie monoreddito, e l'introduzione del quoziente di reddito familiare, che certamente ha un costo, ma che in cinque anni può essere coperto, garantirà che chi ha un solo reddito e più figli a carico pagherà tasse minori come accade già in altri paesi, in particolar modo in Francia. Prego. Deve rispondere alla domanda. Alla stessa domanda. Sì, alla stessa domanda. Ma dunque io penso questo, che la riduzione eh, di 5 punti che noi proponiamo del carico eh, dei contributi che si pagano ogni mese eh, sia a sostegno sia dei lavoratori sia delle imprese. Alle imprese serve a essere più competitive, perché siamo in una fase in cui eh, le stesse imprese denunciano un affanno di competitività sui mercati e si riduce il costo del lavoro, rendendo così possibile alle imprese di avere più fiato e più possibilità di rilanciare competitività. E alle famiglie si sì, consente di avere un salario, uno stipendio, un reddito più pesante. Eh, io penso che questa misura, insieme ad altre misure di sostegno al rilancio degli investimenti e della produzione, sia finanziabile in primo luogo con una, la ripresa di una seria e oculata politica eh, della spesa, mettendo la spesa sotto controllo, cosa che eh, Tremonti in questi anni non ha fatto perché una delle ragioni del deficit è appunto una spesa che non è stata controllata. E spesa vuol dire mettere le mani nel bilancio dello Stato, riordinarlo e anche, come dire, spostare risorse da una voce all'altra a seconda delle priorità. E poi si deve ricercare, devono reperire quelle risorse finanziarie che per, eh, periodo, eh, lo a cui tro per troppo periodo lo Stato ha rinunciato. Mi riferisco all'evasione e all'elusione fiscale che in Italia è ancora molto ampia. Ricordo che il Presidente della Confindustria, Montezemolo, ha ricordato recentemente che c'è un 25% di economia nera e sommersa. Che non solo rappresenta come dire, una concorrenza sleale nei confronti delle imprese che lavorano secondo le regole del mercato, ma rappresenta una vastissima area di evasione e di elusione fiscale. Complessivamente in Italia l'evasione è calcolata in 200 miliardi di euro, per difetto, probabilmente di più, fa 400 mila miliardi di vecchie lire. Io dico che se solo, solo si recupera il 10-15% di questa cifra. I... Sì, non solo si finanzia la riduzione di 5 punti dei contributi che ogni mese pagano imprese e lavoratori, ma si possono avere le risorse anche per sostenere politiche di investimenti e di rilancio della crescita. La replica di Fini: Io non credo che quello che dice l'onorevole Fassino sia possibile, nel senso che ridurre di 5 punti in un anno il cuneo fiscale comporterebbe attraverso la lotta all'evasione la necessità di reperire non meno di 6-7 miliardi e. In un anno 6-7 miliardi di recupero del sommerso è francamente impossibile e quindi o quello che dice l'onorevole Fassino non si fa oppure, cosa che io temo, si fa non tanto attraverso la lotta all'evasione quanto attraverso l'aumento delle aliquote finanziarie. Perché Fassino ha dimenticato di dire, ma lo sa bene, che Prodi ha già detto lotta all'evasione e aumento delle aliquote delle rendite finanziarie. I nuovi botte, i nuovi CCT saranno aumentati nella tassazione dal 12 al 20%, sarà reintrodotta la tassa di successione, sarà aumentata la tassazione sui cosiddetti grandi capitali, quindi io credo che gli italiani debbano essere consapevoli che la promessa di ridurre di 5 punti il cuneo fiscale in un anno rischia di essere disattesa a meno che non ci sia un aumento delle tasse sul ceto medio. Prego noi non vogliamo aumentare le tasse, l'abbiamo detto in tutti i modi e le nostre proposte non rappresentano un aumento di tasse perché riteniamo che la pressione fiscale eh, diciamo non debba essere ulteriormente aumentata. Noi proponiamo invece che eh, la tassazione sui depositi bancari e depositi postali, che oggi è al 27%, scenda al 20%. Quindi proponiamo la riduzione di 7 punti di tassazione sui risparmi depositati in banca e in posta, che sono i risparmi del 64% delle famiglie italiane. Proponiamo che la stessa aliquota del 20% si applichi ai titoli, ma ai titoli di futura emissione, perché tutti i bot e i cct che sono stati acquistati dagli italiani in questi anni, essendo stati acquistati sapendo che la tassazione era 12,50%, non possono che mantenere quella tassazione e saranno tassate del 12,50% come adesso fino al loro rimborso. Quindi non c'è alcuna penalizzazione dei risparmi degli italiani che vengono tutelati e rispettati, anzi per quei risparmi, e sono tanti che sono in banca e sono nei libretti postali, vengono tutelati di più perché la tassazione diminuisce. Quanto alla successione, ancora questa mattina, Uh, il presidente Prodi ha detto con chiarezza che si tratta di un'imposta di successione che noi intendiamo applicare soltanto alle grandi fortune e ai grandi patrimoni, come ad esempio è negli Stati Uniti di Bush oggi, mentre le successioni che dipendono dai normali rapporti interfamiliari e da attività, quelle non avranno imposizione fiscale. Lei ha poi 20 secondi, onorevole Fini, da recuperare. Li posso allora. utilizzare subito? Uh... ...preferirei che le utilizzasse dopo... ...perché sennò diventa un nuovo ciclo di, di no, repliche... No, 20 perché, di repliche la, ...dandoli poi però la stessa possibilità all'onorevole Fassino... ...ma le regole sono queste e preferirei non, non modificarle... Eh, ...Ferruccio De Bortoli... ...allora il lavoro e i giovani... ...abbiamo visto in questi giorni... ...le manifestazioni francesi... ...milioni di persone in piazza... ...contro il contratto di primo impiego... ...contratto di primo impiego che è riservato... ...ai giovani con meno di 26 anni... Prevede la possibilità di licenziamento entro i primi due anni, ma anche la possibilità di avere un posto fisso dopo. Sono norme anche previste dalla legge che in qualche modo Biaggi aveva pensato. Ora vorrei sapere da Fassino, ma anche da, da Fini, se foste in Francia, da che parte stareste: dalla parte di chi protesta, dalla parte di Villepin che è per la linea dura, dalla parte di Sarkozy che invece è per una linea più dialogante. Il parallelo con la Francia è interessante. Ma io le dico da che parte sto in Italia perché anche in Italia c'è questo problema. Questo problema è, reso, è stato reso evidente dai dati forniti dalla Banca d'Italia proprio eh, qualche giorno fa, che ci dicono che nel corso del 2005 il numero dei contratti a tempo determinato e temporaneo è stato superiore al numero dei contratti a tempo indeterminato, il che significa che sta crescendo l'area del lavoro temporaneo. E quindi esposto a un rischio di precarietà eh, rispetto all'area, diciamo, del lavoro più stabile e più certo. Allora, noi sappiamo tutti che viviamo in una società diversa da quella nella quale siamo cresciuti quando avevamo vent'anni. 20 vent'anni 20 fa bastava trovare un posto di lavoro a vent'anni perché fosse il tuo posto di lavoro per tutta la vita. Oggi non è così. Viviamo in una società in cui anche il lavoro è più dinamico, più flessibile più mobile e può capitare, e sta capitando a un numero crescente di persone, nell'arco della propria vita lavorativa di dover fare più di un lavoro, cambiare lavoro. Quindi fare i conti con una società flessibile è necessario, perché c'è, però il punto è, un conto è una società flessibile, altro conto è una società precaria. Ora, quando noi siamo in presenza di ormai un numero sempre più ampio di giovani, che quando trova un lavoro lo trova sempre a termine, lo trova sempre a tempo parziale, lo trova sempre eh, a progetto o in affitto per tre mesi, quattro mesi, sei mesi, sottopagato. Questo diventa una condizione insostenibile. Nessuno, né lei né io, nessuno accetta di vivere precario. Si può accettare di trovare un posto di lavoro flessibile, ma a un certo punto una qualche stabilità della propria vita la si vuole. Allora. Si tratta di mettere in campo quelle misure e quelle politiche che consentano alla flessibilità di non trasformarsi in precarietà. Per esempio, noi proponiamo incentivi fiscali da disposizione delle imprese che entro due anni trasformano un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Questo consente all'impresa di avere una flessibilità in ingresso ma a quel lavoratore di sapere che ha una prospettiva di stabilizzazione. Altro esempio, costruiamo un percorso di contributi uguali per tutti i lavoratori. Oggi non è così, oggi un giovane è precario perché ha un lavoro precario e per di più ha una contribuzione così bassa che sarà precario quando arriva in pensione. Allora, costruiamo un percorso contributivo che consenta a tutti di avere una pensione quale che sia il tempo di lavoro e le modalità di lavoro. Ancora, una riforma degli ammortizzatori sociali, brutta espressione che vuol dire le indennità di di cassa integrazione, di mobilità e disoccupazione che vanno riorganizzati in ragione tale che tutti abbiano la tutela del reddito. Utilizzo subito i 30 secondi che sì. mi sono rimasti per ricordare ai telespettatori che l'onorevole Fassino non ha smentito quello che avevo affermato, vale a dire che aumenteranno la tassazione sui nuovi bot e sui nuovi cct e quando ha parlato di tassa di successione che viene ripristinata per i grandi patrimoni, ha omesso di dire che Romano Prodi ha indicato in 150 mila euro l'ammontare dei cosiddetti grandi patrimoni, una casetta. Finiti i 20 secondi, alla domanda del dottor De Bortoli. Il uh, modello francese, il contratto del primo impiego, è una risposta che io non condivido ad un problema che riguarda ormai tutta la società occidentale, quello di una rigidità eccessiva del mercato del lavoro. Perché non condivido quella proposta francese? Perché il licenziamento, senza giusta causa o giustificato motivo, di tutti i lavoratori che hanno meno di 26 anni determina per davvero le gravi proteste che sono in corso. Se fossi francese, non solo per l'amicizia, starei con Sarkozy che ha già detto, beh, discutiamone. Molto meglio il modello italiano. Il modello italiano, la cosiddetta legge Biagi, ha dato flessibilità al mercato del lavoro, ha fatto aumentare il numero degli occupati. È certamente vero che sono occupati che hanno dei contratti di lavoro a tempo definito, ma è altrettanto vero che prima della legge Biaggi quei ragazzi che oggi hanno un contratto di tre o di sei mesi lavoravano in nero, perché la sinistra non può non sapere che in assenza del contratto di lavoro a tempo determinato l'unica alternativa è il lavoro nero, lo sfruttamento, la totale assenza di diritti. È vero che bisogna rendere ciò che oggi è precario più stabile. Come? Innanzitutto voglio ricordare che il governo, per quel che riguarda le sue dirette competenze, lo ha fatto. Avevamo 130.000 insegnanti precari, sono 130.000 insegnanti assunti a tempo indeterminato. Ovviamente non possiamo obbligare le imprese ad assumere a tempo indeterminato, però... Nell'ultima legge finanziaria, ad esempio, abbiamo previsto che l'azienda la che trasforma un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato ha degli incentivi, paga meno tasse e lo abbiamo focalizzato in particolar modo per le imprese che operano nel sud, perché nel sud il problema è ancora maggiore. Credo e concludo che in caso di affermazione dell'Unione su questi temi davvero torneremo indietro, perché nell'Unione non c'è sulla legge Biagi soltanto la posizione dell'onorevole Fassino, ci sono anche posizioni, penso a Bertinotti, ai comunisti italiani, alla stessa CGL, molto molto più radicali. Quando si dice rivoltare la legge Biagi significa, almeno se l'italiano ha ancora un senso, tornare alla rigidità del mercato del lavoro. Replica, fa sì, un minuto. fatto ancora sulle tasse, eh, noi abbiamo detto con grande chiarezza che i bot e i cct che sono in circolazione continueranno a essere tassati al 12,50% e questa è un'operazione di rispetto dei risparmiatori e che li tutela. L'applicazione dell'aliquota dell del 20%, analoga a quella che si applicherà sui libretti al posto del 27%, sarà su emissioni future. A quel punto ogni cittadino è libero di decidere se investe o non investe, mentre se noi la, la aumentassimo su quelli di oggi sarebbe questo sì un atto di prepotenza nei confronti dei cittadini, cosa che non facciamo e quindi i risparmi, i risparmi dei cittadini sono tutelati. Quanto alle questioni che stiamo discutendo qui, attenzione perché non è vero che la legge Biagi abbia quegli strumenti che consentono di evitare la precarietà perché non c'è stata in questi anni la riforma degli ammortizzatori sociali, tanto è vero che le organizzazioni sindacali e anche la Confindustria continuano a sollecitarla. Non c'è stata la modifica della eh, contribuzione che oggi per i ragazzi è particolarmente penalizzante e li espone alla precarietà anche della pensione, non ci sono percorsi di formazione. C'è una sola cosa prevista per la prima volta nel 2006 e vedremo se funziona, con una dotazione finanziaria bassissima, che è appunto l'incentivo che proponiamo anche noi, con dotazione molto più grande, di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. A 20 secondi in più, anche stavolta. Mm, utilizzi i 20 secondi per dire che la riforma degli ammortizzatori sociali, che certamente è opportuna, non la fece nemmeno il governo di centrosinistra, l'onorevole D'Alema, presidente del Consiglio. Pensò di farla a costo zero proprio perché ha un costo estremamente rilevante. Ribadisco comunque che oggi con la legge Biagi il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato che si trasforma in contratto di lavoro a tempo indeterminato è in costante crescita. Siamo nell'ambito dell'Unione Europea il Paese che ha il minor numero in assoluto di lavoratori con contratti cosiddetti flessibili. Allora, stavolta Giancarlo Mazzucca a Piero Fassino. Siamo arrivati addirittura d'arriva, fortunatamente direi, con le elezioni politiche 2006. In queste settimane sono state dette tutti i coloni, ma ho sentito tutto e il contrario di tutto. Ecco, proprio per cercare di fare chiarezza ai nostri elettori che hanno una gran confusione in testa, quali sono le azioni di governo, le prime due azioni prioritarie in caso di vittoria dell'uno o dell'altro che ritenete prioritarie e irrinunciabili? Nei primi 100 giorni, come si dice, ve ne indico tre, se mi permette. Sì. La prima, eh, la cosa di cui abbiamo già parlato, far decollare subito la riduzione dei contributi eh, su imprese e lavoratori, perché questo consente immediatamente di dare al sistema imprenditoriale e alle imprese fiato, perché riduce il costo del lavoro e li mette nelle condizioni di avere maggiori margini di competitività e consente ai lavoratori di avere da subito una busta paga più pesante e quindi un reddito spendibile più alto. Secondo, Far partire da subito alcune delle misure di cui abbiamo parlato adesso per evitare la precarizzazione del lavoro e dare quindi maggiore certezza al lavoro in primo luogo dei giovani, in ragione tale che si sconfigga questo, questo rischio di estensione della precarietà del lavoro e della vita di una generazione. Terzo, misure di eh, intervento a sostegno delle fasce di reddito, delle famiglie che hanno un reddito medio-basso. Le indico almeno tre esigenze. Casa. Chi oggi vive in affitto è in una condizione particolarmente critica. L'80% degli italiani vive con casa in proprietà e chi ha la casa in proprietà ha da pagare probabilmente la quota di mutuo, la rate o di mutuo, ma ha la casa. Ma chi è in affitto? Sono in genere quelli che sono di reddito più basso e gli affitti sono le cose che sono schizze, è la, il prezzo che è schizzato più in alto. Allora si tratta di avere subito un'iniziativa su questo fronte, anche perché. Si tratta di intervenire a sostegno dei due settori diciamo, della nostra popolazione più esposti, non solo sulla casa ma su tante altre cose, gli anziani e soprattutto gli anziani soli e le giovani coppie. Si tratta quindi di intervenire su questo punto, sia rifinanziando il fondo sociale che mette a disposizione di comuni, province e regioni risorse per intervenire, che Tremonti ha tagliato della metà, riducendolo della metà e noi lo vogliamo riportare alla sua quota giusta, sia mettendo in campo provvedimenti di edilizia abitativa. E, Altre esigenze immediate che le famiglie hanno davanti a sé, in particolare intervenire a sostenere il reddito con misure sia fiscali sia parafiscali sia di, natura, eh, di varia natura, rivalutare i redditi più bassi, a partire dalla necessità di rivalutare le pensioni minime. Le ricordo che il 65% dei pensionati italiani ha una pensione che sta sotto gli 800 euro e ce n'è una buona quota che sta molto sotto, perché ci sono ancora molte pensioni, a 500, 600, 700 euro. È necessario intervenire perché con quella pensione non si vive. Fini. Ma io credo poco alla favoletta, chiamiamola così, i primi 100 giorni, l'azione di un governo... Ovviamente deve svolgersi nell'arco di una legislatura. Voglio ricordare che il nostro governo è un governo che ha garantito la stabilità per cinque anni. Vi è stato lo stesso Presidente del Consiglio, vi è stata una sola crisi che si è risolta in 24 ore. Quindi accetto in qualche modo il gioco i primi 100 giorni, ma un governo serio agisce nell'arco di cinque anni. Che cosa fare comunque come spot nei primi 100 giorni? Non c'è dubbio che... Un intervento a favore dei pensionati è un intervento doveroso. Ricordo che alle buone intenzioni dell'onorevole Fassino è facile rispondere dicendo che questo è un governo che ha già in questi cinque anni ha aumentato le pensioni minime, non a tutti i pensionati che ne avevano diritto, ma ad 1.850.000 pensionati, coloro che avevano più di 70 anni. Io amo dire che occorre essere realisti, intellettualmente onesti, non è vero che l'Italia lo sfascio, non è vero che abbiamo fatto tutto quello che potevamo e dovevamo fare, abbiamo fatto il possibile, ma l'aumento di una pensione fino a 551 euro come attualmente per 1.850.000 pensionati è un dato di realtà. Centro-sinistra lo promette, se vince, noi per 1.250.000 pensionati lo abbiamo già fatto. Sempre nella logica dello spot, eh, primi 100 giorni, il primo intervento perché è possibile ottenere il risultato di una forte riduzione del LICI fino quasi all'azzeramento solo in 5 anni, quindi non c'è dubbio che nei primi 100 giorni, prima legge finanziaria, un intervento per ridurre la tassazione sulla casa, sulla casa di proprietà, perché la casa che non dà redditi non può essere considerata indice automatico di benessere o di ricchezza. È evidente che bisogna tassare le case che danno un reddito ai proprietari, la casa sotto il tetto sotto cui si vive, credo che una doppia tassazione IRPEF e ICI non sia giusta socialmente ritengo riteniamo che sia opportuno ridurre progressivamente nei cinque anni l'imposta comunale sugli immobili. Il terzo intervento, sempre nella logica dei primi 100 giorni, sposto un po' le questioni perché non ci sono solo prob problemi di sicurezza sociale, ci sono anche problemi di sicurezza nel senso letterale del termine. Io sono convinto che per garantire la sicurezza del cittadino, il governo molto abbia fatto, più poliziotti, più carabinieri di quartiere, occorre continuare lungo la strada tracciata, più destra al governo, alleanza nazionale più forte, vuol dire nei primi 100 giorni degli interventi per garantire che vi sia certezza della pena. Perché Troppe leggi sembrano fatte apposta per garantire i pregiudicati, i delinquenti, coloro che sono in qualche modo recidivi. È vero che la pena deve avere una funzione educativa, è vero che un criminale deve tornare nella società a testa alta, deve avere la possibilità di farlo, ma prima deve pagare il conto che apre con la società degli onesti abolizione o comunque la limitazione di tutti quei cosiddetti benefici premiali di cui godono tanti troppi delinquenti recidivi. Specie nel meridione, quando si fa appello, e lo fanno tutte le forze democratiche, contro la camorra, contro la mafia, contro l'andrangheta, si fa una cosa giusta, quando poi però il cittadino si ribella, il poliziotto arresta, il magistrato condanna e il criminale, dopo qualche tempo, troppo poco tempo, torna in libertà, finisce la certezza della pena. Allora, l'onorevole Fini ha recuperato il tempo che aveva perduto nel confronto in precedenza. Un minuto di replica all'onorevole Fassini. Sì, io dico che eh, questo tema di intervenire sulle fasce basse di reddito è un tema assolutamente essenziale. E eh, non credo che il centrodestra lo abbia, lo abbia affrontato adeguatamente a partire proprio dai pensionati con le pensioni minima. Perché la famosa promessa di un milione per tutti i pensionati è stata in realtà soddisfatta soltanto per il 16% dei pensionati italiani. L'84% dei pensionati, la pensione minima continua ad averla bassissima e in generale c'è un problema di eh, condizioni di vita delle persone anziane in una società nella quale peraltro il tempo di vita si allunga e quindi la quantità di persone anziane cresce. Che va affrontato sia sul fronte della pensione, sia sul fronte delle, di politiche che siano capaci di garantire a questa popolazione ultra sessantenne più larga, sia la certezza di essere curata, sia la certezza di avere servizi assistenziali adeguati, sia soprattutto una politica che consenta a chi arriva a una certa età e ha davanti un alto tempo di vita di evitare. Di vivere, diciamo, di vivere in una condizione di solitudine come spesso accade, troppo spesso accade, a delle persone eh, anziane. Quindi sconfiggere la solitudine e garantire che ciascuno possa guardare alla propria vita con serenità, non solo vivere di più, ma vivere dignitosamente di più. Io credo che sulla questione dell'aumento delle pensioni minime si ripeta più o meno la stessa situazione che si ha nel momento stesso in cui si parla della riduzione delle tasse. Centro sinistra dice al centrodestra avete fatto meno di quello che avevate promesso. Il centrodestra ricorda secondo verità che comunque abbiamo fatto molto molto di più di quello che fece il centrosinistra quando era al governo, perché io non so se 1.850.000 pensionati corrispondono al 16%. So per certo che sono tutti coloro che hanno più di 70 anni. Io non ricordo nessun pensionato che aveva più di 70 anni che si vide aumentare la pensione a un milione di lire, 516 euro, quando governava il centrosinistra. Quindi avremmo fatto meno di quel che potevamo? Io non credo. Meno di quel che avevamo promesso? Certamente sì. Ma il centrosinistra non è credibile quando dice faremo di più. Perché i cinque anni del governo Prodi... Poi del governo D'Alema, poi del governo Amato, certamente non raggiunsero i risultati che il nostro governo ha raggiunto. Tocca a Ferruccio De Bortoli, adesso la domanda a Gianfranco Fini. Immigrazione è società multietnica, la legge porta il suo nome, quella dell'onorevole Bossi. Ci sono molti, molti temi: il 5,4% della popolazione è di immigrati, c'è il tema della cittadinanza, del voto, del fatto che si possa mettere un test per l'immissione come in Inghilterra o in, in Germania, poi c'è il tema, de, per esempio, dell'ora di religione islamica a scuola. Guardi, il tema dell'immigrazione è certamente una grande questione che riguarderà la politica e più in generale la cultura occidentale nel prossimo futuro e quindi non va affrontato con una logica di tipo elettoralistico. Io sono convinto che la legge che porta anche il mio nome sia un'ottima legge perché parte innanzitutto da un principio di autentica solidarietà. Il contratto di lavoro garantisce il permesso di soggiorno, perché il lavoro è certamente il... Modo migliore per integrare uno straniero. Chi lavora non può essere discriminato, non importa il colore della pelle, la lingua che parla, la religione in cui crede. Nei confronti di chi, al contrario, il lavoro non ce l'ha, perché purtroppo tante volte il lavoro non c'è nemmeno per i nostri figli, non ci può essere che la via del rigore e della espulsione. Così come fanno tutti gli altri paesi europei. Credo che da questo punto di vista sarebbe interessante sapere da parte della sinistra se per davvero vogliono chiudere i centri di accoglienza temporanea come qualcuno a sinistra dice. Ma non voglio sfuggire alle altre domande che lei mi ha posto. Il tema dell'integrazione dell'immigrato nella società che ospita, quindi nella nostra, è un grande tema. Il eh, diritto alla cittadinanza è regolato dalle leggi vigenti, non credo che debbano essere modificate, credo al contrario che sia necessario garantire a coloro che sono in Italia da molti anni, almeno sei, a coloro che conoscono la nostra Costituzione, a coloro che hanno la fedina penale immacolata, a coloro che hanno un lavoro e quindi pagano le tasse, a coloro che hanno un domicilio certo e garantito, cioè a quegli immigrati che si sono ampiamente integrati, non ho difficoltà a dire che mia personale posizione, non condivisa dal resto della coalizione, il diritto di voto amministrativo, quindi l'elezione del sindaco, non rappresenti uno scandalo. Quanto alla Ora di religione a scuola e quindi l'insegnamento della religione islamica. Io non penso che sia opportuno inserire nel nostro programma scolastico l'ora di religione islamica perché va ricordato che è facoltativa eh, l'ora di religione secondo la nostra cultura, la nostra tradizione cristiano-cattolica, e semmai sarebbe più opportuno garantire. Una informazione generale sulle religioni, anche perché il problema del rispetto della identità islamica è un problema che si accompagna al dovere che gli islamici hanno in Italia di rispettare la nostra identità, non può essere un rapporto in qualche modo unilaterale. Ma abbiamo tutti negli occhi eh, le code agli uffici postali delle scorse settimane e le cifre date dal Ministero degli Interni ci parlano di 481.000. <coughs> immigrati che si sono rivolti agli uffici postali per ritirare i documenti per regolarizzarsi. Mi pare che questa cifra sia la dimostrazione del fallimento della Bossi Fini, una legge che ha reso più difficile le assunzioni per esplicita dichiarazione del mondo confindustriale e imprenditoriale, che ha reso più difficile l'integrazione e che non ha sconfitto la clandestinità, come dicono eh, quei 481.000 eh, cittadini che appunto cercano di regolarizzarsi. Eh, lo dico perché nel, nel 2001 la destra cavalcò il tema dell'immigrazione, facendo credere agli italiani che c'era l'immigrazione eh, non solo quella clandestina, che c'era l'immigrazione tout court perché governava il centro-sinistra, se, non si, se bastava cambiare il governo che il problema non ci sarebbe più stato. Eh? Bossi ha fatto la campagna elettorale su questo, altri hanno cavalcato abbondantemente il tema dell'immigrazione in chiave allarmistica. Eh, la verità è che. L'immigrazione è una componente strutturale della vita della nostra società. Eh, ci sono una serie di lavori che in Italia eh, non sarebbero oggi soddisfatti, non troverebbero manodopera se non ci fosse una manodopera immigrata. Ci sono eh, i nostri anziani che sono curati dalle badanti che in buona misura sono badanti eh, ucraine o di altre nazioni e quindi sono un. un, un, come dire, un, un un settore essenziale della vita della nostra società e contribuiscono alla crescita, alla ricchezza della nostra società. Bisogna riconoscerlo e bisogna essere, trarre delle conseguenze. Allora, le conseguenze da trarre sono che a queste persone devono essere garantiti percorsi di integrazione piena. Non solo perché integrando una persona lo si riconosce nella sua personalità, nei suoi diritti, nelle sue aspirazioni, ma anche perché integrare pienamente i lavoratori e, e, che vengono extracomunitari, che vengono da lontano a vivere regolarmente e onestamente nel nostro paese è il modo per essere sicuri anche per la nostra società. Quanto più si, fanno, si realizzano processi di integrazione, tanto più si evita che un immigrato possa essere preda di un circuito eh, marginale, rischioso, pericoloso. Quindi, noi ci battiamo perché ci siano politiche di integrazione, ma per fare politiche di integrazione bisogna mettere a disposizione degli enti locali le risorse per farlo, cosa che in questi anni non è stato assolutamente fatto. Gli enti locali hanno sopperito prendendo dai loro bilanci senza che lo Stato desse loro le risorse necessarie. Occorre coinvolgere molto di più gli enti locali e tutte diciamo, le organizzazioni delle società interessate nelle varie, nelle varie regioni nella gestione dei flussi migratori perché integrare gli immigrati. Richiedi. finisco subito, integrare gli emigrati significa coinvolgere categorie economiche, enti locali, eh, organizzazioni non governative, solidarietà e costruire una rete di integrazione. Tutto questo con la Bossi Fini. Non si può fare e per questo noi chiediamo di cambiarla. Lei ha complessivamente un minuto in più che può spendersi. Allora, io contesto ovviamente che la legge che porta anche il mio nome, il nome dell'onorevole Bossi, non abbia funzionato. Credo che i numeri, non li abbiamo qui, ma li ricordiamo a mente, siano la dimostrazione. In Italia in questi anni da quando c'è la nuova legge vi sono stati meno sbarchi, basti pensare a quello che accadeva all'epoca del centro sinistra quando dall'Albania giungeva ogni notte una nave di clandestini e in questi anni sono stati di più coloro che sono stati espulsi, riportati nel paese da cui venivano. Quindi c'è meno clandestinità, il che non vuol dire che la clandestinità sia scomparsa, c'è ancora e va contrastata. Quanto al fenomeno delle file, l'unico modo per eliminare le file era quello di dare il permesso di soggiorno a tutti quelli che arrivano in Italia. Questo non lo faremo mai perché per noi il permesso di soggiorno deve essere garantito unicamente a chi ha il contratto di lavoro. Abbiamo chiesto alle poste di incrociare la domanda e l'offerta. Vi erano 170.000 nuovi contratti di lavoro, bisognava avere 170.000 domande e quindi automaticamente permessi di soggiorno. È evidente che sono stati più di 170.000, coloro che si trovavano in Italia e non vedranno la loro domanda accolta saranno espulsi, perché solo così si può garantire un controllo di un fenomeno che è sempre di più preoccupante. Aggiungo che in Europa si guarda la legge che porta anche il mio nome come un buon modello da prendere, ad esempio. Prego. Ma non è vero che gli sbarchi siano diminuiti, i dati del 2005 del Ministero degli Interni dimostrano che gli sbarchi non sono diminuiti, anzi abbiamo avuto un incremento nel corso del 2005 degli sbarchi clandestini. 481.000 immigrati in fila alle poste sono tre volte i 170.000 di cui tu parli e quindi questo significa che c'è... In Italia un'area vasta di clandestinità che in questi anni è cresciuta e continua a crescere e questo dimostra l'inefficacia della Bossifini nel contrastare il fenomeno della clandestinità e peraltro avendo reso più complesso e più difficile ad esempio le assunzioni. Da parte delle imprese, in realtà la legge alla fine finisce per favorire la clandestinità, perché siccome poi le imprese hanno bisogno lo stesso della manodopera, se hanno difficoltà ad assumerlo, si acconciano anche ad assumerla in nero o in modo irregolare. Il risultato è che così si aiuta un mercato del lavoro nero degli immigrati anziché sconfiggerlo. Io penso che bisogna mettere in campo delle politiche che seriamente puntino all'integrazione e seriamente puntino anche naturalmente alla lotta alla clandestinità, e dico sui CPT che è evidente che bisogna avere dei luoghi dove tenere i clandestini per poi rimpatriarli, ma bisogna che non siano dei lager come troppo spesso sono. Allora, stavolta la domanda di Giancarlo Mazzucca è a Fassino. Beh, gli elettori chiedono parole chiare sui programmi, non sempre questo succede, considerando che le due coalizioni sono anche molto eterogenee, bisogna... Considerare tutti i vari problemi, ecco i pax, i patti appunto per, che dovrebbero regolare le cosiddette coppie di fatto. Nel centro sinistra le posizioni sono molto divergenti, tra Rosa nel Pugno, Cattolice della Magritte e anche nel centro destra ci sono posizioni diverse. Ecco, in caso di vittoria dell'uno o dell'altro, dell cosa fate? Quale linea sceglierete sulle coppie di fatto? Quello che abbiamo scritto nel programma eh, dell'Unione di centro sinistra, dove si dice che l'Unione si impegna, ad adottare strumenti legislativi o di altra natura che consentano di dare riconoscimento alle, eh, ai diritti, alle facoltà, alle prerogative delle persone che hanno scelto la convivenza. Sono in Italia, si dice, e probabilmente per difetto, oltre 500.000 coppie, sia di carattere eterosessuale, la maggioranza, sia di carattere omosessuale, persone che hanno deciso di convivere sulla base di un rapporto di affettività pieno, perché non c'è meno amore, non c'è meno affettività in due persone che decidono di convivere rispetto ad altre forme di formazione di una coppia e noi pensiamo che sia giusto eh, garantire a coloro che hanno scelto questa forma di convivenza di poterlo fare più serenamente e meglio, perché anche in una coppia di fatto c'è un partner più debole. Allora, è civile, è ragionevole che se due persone hanno convissuto per 30 anni insieme e uno si ammala, l'altro lo possa assistere in ospedale e se... Entra in coma e bisogna decidere se intervenire o no, lo possa decidere insieme ai medici la persona che ha convissuto per 30 anni con lui. È ragionevole che se due persone convivono e uno muore ed era l'intestatario dell'alloggio in affitto, l'altro possa succedere in quella casa in cui ha vissuto 30 anni. È ragionevole che se per cause che possono esserci uno dei due di una convivenza di fatto ha dei problemi con la giustizia e viene detenuto, l'altro partner lo possa andare a trovare e assistere. Sono queste le, eh, eh, diciamo. Eh, le cose che si tratta di adottare, noi pensiamo che la formula dei Pax adottata in altri paesi sarebbe la formula più idonea, ma come ho sempre detto, non mi formalizzo sullo strumento, mi interessa l'obiettivo. E sull'obiettivo l'Unione di centrosinistra ha scritto nel programma quella formulazione che io le ho ricordato, siamo tutti uniti nel eh, andare a una forma di riconoscimento giuridico dei diritti e delle facoltà di chi vive in coppia di fatto, senza che questo metta in discussione il rispetto dell'articolo 29 della Costituzione che riconosce che eh, eh, la famiglia è l'unione fondata sul matrimonio. Prego. Un secondo solo per tornare sulla questione immigrazione. Prendo atto che l'onorevole Fassino non vuol chiudere i CPT, i centri di accoglienza temporanea. Nell'Unione ci sono posizioni anche su questo molto più radicali. I centri non devono essere dei lager, ci mancherebbe nemmeno degli alberghi a 5 stelle. Vanno comunque sorvegliati dalla polizia perché altrimenti il clandestino se ne va un minuto dopo. Quanto al fatto che in Italia oggi ci siano meno clandestini di quelli che c'erano all'epoca del centro-sinistra, lo dimostra un numero incontestabile. La legge Bossi-Fini regolarizzò 650 mila immigrati che lavoravano... In nero, quindi erano immigrati clandestini, lavoravano già in nero, adesso sono ospiti del nostro paese col permesso di soggiorno perché hanno il contratto di lavoro. Per quello che riguarda la domanda del dottor Mazzucca, io credo che la famiglia non possa essere che intesa come la intende il diritto naturale, quindi l'unione tra un uomo e una donna ed è anche un articolo della nostra Costituzione. È la ragione per la quale siamo contrari ad equiparare da un punto di vista giuridico l'istituto familiare con le unioni. Poi è certamente vero che vi sono molte unioni di fatto, famiglie di fatto come vengono chiamate, non credo che ci sia necessità di dar corso ai cosiddetti PACS per risolvere i problemi che l'onorevole Fassino poneva, perché io sono dell'idea che non ci può essere la discriminazione di un diritto individuale, non di un diritto familiare. Per il semplice fatto di far parte di una unione di fatto e non di una famiglia giuridicamente. È ritenuta tale, perché sia per la voltura del contratto d'affitto in caso di decesso di uno dei due partner di questa Unione, sia per quel che riguarda la possibilità di andare a trovare il partner eventualmente detenuto o il partner eventualmente ammalato, non c'è bisogno, codice alla mano, di dar vita ai cosiddetti PACS. È una scelta di carattere politico che l'Unione fa e che non a caso trova poi un forte contrasto anche all'interno dell'Unione da tutta la componente più legata al mondo cattolico. Sì, ancora un attimo sull'immigrazione. Appunto, il fatto di aver regolarizzato pochi anni fa quasi 700.000 immigrati e di ritrovarsi oggi con 481.000 che nuovamente chiedono di essere regolarizzati è la dimostrazione appunto, che la legge Borsifini non è riuscita in nessuna misura a contrastare il fenomeno della clandestinità. Quanto alla questione delle copie di fatto, alla domanda del dottor Mazzucca, noi riteniamo che il PAC sia diciamo, una formula che risponderebbe bene a questa esigenza. Ricordo che è la formula in vigore nei principali paesi europei. Però, ripeto, la questione per quello che mi riguarda non è quella della formula in quanto tale, è della sostanza. E se siamo d'accordo che è giusto, è civile, è sensato riconoscere a due persone che convivono una serie di diritti che gli consentono di vivere meglio, troviamo il modo di farlo. L'unione di centro-sinistra su questo obiettivo di avere strumenti che diano riconoscimento giuridico a chi ha scelto liberamente e consapevolmente di vivere in convivenza di fatto eh, è tutta unita e siamo impegnati a trovare le formule migliori per dare corso a questo impegno. Prego. Torno anch'io un attimo solo sull'immigrazione per ribadire il mio punto di vista. C'è una differenza di fondo tra la logica a cui agiva il centro-sinistra che era quella della sanatoria, perché ricordiamoci che all'epoca del centro-sinistra vi furono numerose sanatorie, cioè si stabiliva che alla talora chi dimostrava di essere in Italia vedeva sanata la sua posizione di clandestina e la logica del centrodestra che è quella della regolarizzazione in base al contratto di lavoro. Perché il lavoro va sempre e comunque rispettato. Per quel che riguarda i PAX, io rimango della mia idea, non credo che si possa dire che l'unione su questo tema è unita perché è quotidiana la polemica tra la componente che fa capo in particolar modo alla rosa nel pugno e la componente più legata ai valori del mondo cattolico. C'è un tentativo da parte di Prodi di mettere insieme il diavolo e l'acqua santa in questo caso e da questo punto di vista credo che ci sia la conferma di un'ulteriore eterogeneità dell'alleanza. Non si può non parlare di politica estera, entrambi avete fatto del rapporto con Israele un punto forte della vostra azione politica, le elezioni si sono appena concluse, ha vinto Kadima del premio Olmert, adesso ci sarà il problema di trattare con Hamas, si deve trattare o no? E poi a tre anni dalla guerra in Iraq e dal nostro impegno, questa guerra ha favorito il percorso difficile della pace eh, tra Israele e i palestinesi oppure no? Tocca a me. Per quello che riguarda il rapporto del nuovo governo israeliano, ma direi più in generale della comunità internazionale con Hamas, credo che non si possa deflettere da quella linea di fermezza che l'Unione Europea non solo gli Stati Uniti hanno indicato. Hamas ha vinto liberamente e democraticamente le elezioni, ha il diritto e dovere di governare, ma deve adempiere dei doveri. Il primo dovere è il riconoscimento esplicito del diritto dello Stato di Israele di esistere. Il secondo dovere è quello di ripudiare non solo con le parole ma anche con i comportamenti il terrorismo e quindi disarmare le milizie. Il terzo dovere è quello di riconoscere la validità degli accordi firmati dalle precedenti leadership palestinesi a partire dagli accordi di Oslo. Se Hamas non adempia questi doveri credo che per davvero sia molto molto difficile far proseguire le trattative di pace e tenere spalancata la cosiddetta finestra di opportunità. Aggiungo che questa non è una posizione ostile ai palestinesi perché con la stessa fermezza la comunità europea Italia in testa ha deciso di continuare ad aiutare il popolo palestinese ma gli aiuti non saranno gestiti da massa, saranno gestiti o dal presidente Mubarak o dalle organizzazioni non governative internazionali. Per quello che riguarda l'Iraq io credo che il conflitto iracheno non abbia agevolato oggettivamente la soluzione del problema israelo-palestinese, ma questo non è una buona ragione per ritenere che la nostra presenza in Iraq sia stata sbagliata e nemmeno per ritenere che l'intervento anglo-americano sia stato sbagliato, nel senso che l'Iraq, seppur fra mille difficoltà, sta finalmente avendo la prospettiva non solo di un assetto democratico, perché va ricordato che gli iracheni hanno già votato per ben tre volte nell'arco degli ultimi due anni, con una Costituzione che a differenza di quella afghana non è una Costituzione basata sul principio della Sharia come unica fonte del diritto, ma è molto più laica di quello che qualcuno pensa. Sono in atto difficili trattative per garantire un governo multietnico, francamente pur consapevole delle difficoltà mi sembra che il tunnel cominci a vedere la luce. Un Iraq democratico nel Medio Oriente è una garanzia di equilibrio e di stabilità, certamente non lo era l'Iraq di Saddam Hussein. Prego. Ma io credo che si debba dire intanto grazie agli elettori israeliani per come hanno votato, perché dopo le elezioni palestinesi poteva esserci il rischio di una radicalizzazione nel voto israeliano, che invece non c'è stata, perché ha vinto il fronte della pace, perché se si sommano i voti presi da Kadima, il partito di Holmer che ha preso la maggioranza relativa, l'ottimo successo del partito laburista, il buon risultato dell'altro partito della sinistra israeliana e dei partiti arabi, la somma dei voti presi da questi partiti che sono tutti pro pace è la maggioranza del corpo elettorale. E io credo che questo sia molto importante. Adesso bisogna cogliere questa finestra di opportunità e bisogna farlo e la comunità internazionale ha una responsabilità e ce l'ha l'Unione Europea e insieme all'Unione Europea ce l'ha anche l'Italia per eh, sostenere la ripresa di un percorso di pace. È evidente che la pace si fa riconoscendo il nemico se no non lo si fa e quindi bisogna lavorare e agire per ottenere da parte di Hamas il riconoscimento del diritto di Israele a vivere eh, in pace e sicuro e senza paura dei suoi vicini, che questa è una condizione per potersi sedere al tavolo, trattare discutere e negoziare una pace che alla fine ci dia il risultato per il quale lavoriamo da molti anni cioè due popoli, due stati, due democrazie il che naturalmente significa anche l'abbandono di ogni violenza e significa assumere la roadmap e gli accordi di Oslo e di Washington come il punto di riferimento da cui partire per avviare il negoziato. Credo che il, la comunità internazionale debba sentire la responsabilità di agire subito, cosa che non sempre ha fatto. Io penso che c'è anche una responsabilità della comunità internazionale nel processo di crisi che, la pace, che, il, della crisi che il processo di pace ha conosciuto in questi anni. Troppo spesso la comunità internazionale ha guardato passiva mentre doveva agire. E diciamo impedire che il processo degenerasse come troppo spesso è degenerato. Quanto alla questione irachena, non mi pare che la guerra irachena abbia aiutato la risoluzione della situazione in Medio Oriente, non solo, ma la guerra irachena ha reso più critici i rapporti tra Occidente e Islam. Anche chi ha condiviso quella guerra non può non vedere che nelle società islamiche, nei paesi arabi, quella guerra è stata percepita come la guerra dell'Occidente contro di loro. Per cui bisogna come dire, costruire il più possibile una soluzione che ci consenta di superare questa contrapposizione. Il 2005 è stato un anno importante perché nel 2005 in Iraq ci sono state le elezioni, la nuova Costituzione, il nuovo governo, eh, le nuove elezioni eh, di dicembre. Si è quindi compiuto diciamo, un percorso democratico che consente di accelerare il passaggio dei pieni poteri alle autorità irachene e di ritirare le truppe straniere che sono in Iraq e noi confermiamo il nostro impegno che è quello all'indomani della formazione di un governo di sinistra di presentare in Parlamento un calendario per il ritiro delle truppe italiane dall'Iraq concordato e convenuto con il governo iracheno. Quando vuole lei ha più di un minuto. Lo posso utilizzare subito, visto che stiamo parlando di politica estera. Anch'io condivido il giudizio che dà l'on. Fassino sulla sostanziale saggezza degli elettori israeliani. Vi erano ipotesi di tipo diverso, non solo per quel che riguardava la partecipazione al voto, ma anche per la probabilità che molti vedevano di un'affermazione, in particolar modo dell'ICUD, artefice della linea della fermezza a fronte della decisione che Olmert ha ribadito di un ritiro unilaterale dai territori. È anche vero però che nascerà un governo... Fortemente instabile perché nascerà un governo di coalizione con non meno di 4 o 5 partiti. Per quel che riguarda l'Iraq, io prendo atto con piacere che l'onorevole Fassino dice che se le elezioni le vince l'Unione, l'Unione farà esattamente quello che il centrodestra ha già annunciato di voler fare in tempi non sospetti, vale a dire il ritiro entro il 2006 del nostro contingente militare, non unilaterale, concordandolo con gli iracheni e con gli angloamericani, contingente militare che. Come ha detto il Capo dello Stato, credo di poterlo ricordare, è stato impegnato in una missione di pace. Non ha fatto certamente la guerra a Saddam Hussein. Quindi benvenuti anche voi nel fronte di coloro che dicono: entro il 31 dicembre si torna a casa e grazie ai nostri soldati impegnati in Iraq. L'importante è che diciate grazie ai nostri soldati impegnati in Iraq. Ma io Prego. penso che non bisogna come dire, eccedere nel pensare che gli elettori non abbiano la memoria e non abbiano letto i giornali, perché è il centrosinistra che da più di un anno chiede che eh, si metta in essere una strategia di ritiro del eh, contingente italiano dall'Iraq e il centrosinistra per primo, per Bocca di Prodi e tanti altri leader che ha annunciato che all'indomani della formazione di un governo di centrosinistra noi presenteremo in Parlamento un calendario concordato ovviamente col governo iracheno per il ritiro del contingente italiano in Iraq eh, entro il 2006. Dopo che noi abbiamo sostenuto questa posizione nel gennaio di quest'anno, il ministro Martino ha annunciato che anche il governo ritiene che entro il 2006 ci siano le condizioni per ritirare le truppe italiane dall'Iraq. Sono soddisfatto, ma mi permetto di dire, che non siamo noi che abbiamo adottato la linea del centrodestra, è la maggioranza di governo che ha adottato eh, il criterio e la proposta del centro-sinistra. Detto questo, io non solo esprimo gratitudine. Ai soldati italiani che sono in Iraq, perché comunque i soldati quando agiscono, italiani quando agiscono in un teatro di guerra agiscono e, e cercano di agire per il meglio. Ringrazio gli oltre 10.000 soldati italiani che sono in Bosnia, sono in Kosovo, sono in Albania, sono in Macedonia, sono in Croazia, sono in Medio Oriente, sono in Afghanistan, sono in Iraq per quello che fanno e per il modo con cui rappresentano il nostro Paese. Tocca a Giancarlo Mazzucca. Adesso una domanda a Fini. Successione criminale. Proprio lei, onorevole Fini, in un'intervista al nostro giornale alcuni mesi fa lanciò la proposta di un Ciampi bis. L'ipotesi può essere ancora valida. Proprio ieri l'onorevole Fassino ha detto che è d'accordo su quell'ipotesi di una riconferma di Ciampi: basta non torchiare troppo il Presidente della Repubblica. Ecco, non potrebbe essere un gesto di buona volontà da parte eh, sia del centro sinistra che del centro destra iniziare la nuova legislatura con questo accordo? Le rispondo subito. Io sono lieto che l'On. Fassino, lo ha già fatto in altre occasioni, anche qui questa sera, ringrazi i nostri militari impegnati in missioni umanitarie di pace. Non ho dubbi che la pensa nel modo con cui si è espresso, però sottolineo che se gli italiani leggono i giornali e ricordano qualche cosa che fu scritto sui giornali, non credo che si appassionino soltanto sulla data in cui qualcuno ha detto ci ritiriamo entro il 31 dicembre del 2006 sui giornali ed è nella memoria della gente c'erano anche manifestazioni della sinistra più radicale violente nei confronti dei nostri soldati, il 10 100.000 in Siria e quindi, ancora una volta, prendiamo atto che l'Unione, la coalizione che sostiene Prodi, non ha una politica, ne ha due. Perché lo abbiamo visto sul tema delle tasse, lo abbiamo visto sul tema dei pax, lo abbiamo visto sul tema dell'immigrazione, lo vediamo sul tema della politica internazionale. C'è la posizione dei DS e della Margherita, Prodi c'è la posizione della sinistra più radicale. Attenzione, dico agli italiani, perché quando ci sono due politiche così divergenti il rischio della instabilità è un rischio dietro l'angolo. Le rispondo subito e non utilizzo nemmeno tutto il tempo che ho a disposizione, nel senso che... Io fui tra i primi ad esprimere l'auspicio di una rielezione del Capo dello Stato perché Carlo Azeglio Sampi è stato ed è un ottimo Presidente della Repubblica. Siccome lo rispetto ho preso atto dell'invito che lui ha rivolto a tutti per non ricandidarlo nemmeno in quanto ritiene ma, eh, compiuto con il suo settennato, anche il suo servizio nella più alta magistratura della Repubblica. Mi auguro che il nuovo Capo dello Stato, chiunque vinca le elezioni, sia L'espressione non di una parte, ma l'espressione della pluralità della maggioranza degli italiani. Ciampi fu eletto con una larghissima maggioranza. Io mi auguro, quale che sia l'esito delle urne, che il Parlamento elega con una larghissima maggioranza il nuovo Capo dello Stato. Prego. Processo ma domani. ancora sulle questioni eh, dei nostri soldati nel mondo, io vorrei ricordare che dei 10.000 soldati italiani che oggi sono impegnati in teatri diversi nel mondo, 7.000 sono stati mandati all'estero da governi di centrosinistra in Bosnia, in Kosovo, in Macedonia, in Albania, in Medio Oriente e in Afghanistan. E, eh, e li abbiamo mandati sulla base di, un di una richiesta dell'ONU che chiedeva all'Italia come ad altri paesi di concorrere a inviare soldati non per fare la guerra ma per mantenere la pace. Non abbiamo condiviso la guerra in Iraq perché la guerra in Iraq, come è noto, è stata decisa non sulla base di un mandato ONU ma sulla base di una decisione unilaterale e con motivazioni molto diciamo, discutibili, tanto è vero che è stata motivata quella guerra per ritrovare arsenali nucleari e militari di Saddam Hussein che non sono mai stati ritrovati. Detto questo, noi siamo appunto non solo grati a tutti i soldati che assolvono questo mandato nel, nel mondo, ma voglio dire che la posizione che vale per l'Unione di centro sinistra è su questo tema, come su tutti gli altri, quello che c'è scritto nel, programma di governo, eh, eh, nel nostro programma di governo. E le posizioni di questo o di quello diciamo sono legittime, ma vale quello che abbiamo scritto. Per quello che riguarda il Presidente della Repubblica io dico semplicemente questo: non è tema di questa campagna elettorale. È un, eh, eh, in Italia non c'è l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, c'è l'elezione del Parlamento. Il nuovo Parlamento affronterà questo tema. È evidente che l'autorevolezza, il prestigio, la popolarità di cui gode Ciampi fa sì che una sua rielezione sarebbe accolta da tutto il Paese bene. Credo che su una cosa di questo genere non sia ininfluente la sua opinione e proprio per rispetto al Presidente della Repubblica non credo che si debba in questo momento tirarlo per la giacca. Si valuterà al momento in cui si affronterà questo tema. Prego, io prendo atto che l'onorevole Fassino non ha smentito quello che ho affermato. Anche sulla politica internazionale ci sono due linee nell'Unione, ciò che è scritto nel programma, come ha detto correttamente, e poi le opinioni di altri. Però attenzione, perché opinioni, le opinioni di altri, che poi sono Rifondazione Comunisti, Comunisti Italiani, Verdi. Pesarono quando governava il centro-sinistra. Io voglio ricordare, secondo verità, che Romano Prodi andò politicamente in crisi quando Bertinotti si rifiutò nell'ambito di un'operazione Nato, quindi non era un'operazione unilaterale, quando Bertinotti si rifiutò nell'ambito di un'operazione Nato di garantire l'appoggio del governo italiano alle missioni militari contro Milosevic perché ponesse, eh, si ponesse fine alla guerra civile nel Kosovo. Quindi, una sinistra radicale che non ha le posizioni filo occidentali e equilibrate e che in qualche caso l'onorevole Fassino esprime, come ha fatto anche questa sera, è un pericolo per la stabilità della politica estera italiana. Allora, tocca per la non ci sono due linee, ce n'è una sola, quella che noi abbiamo esplicitato nel programma dell'Unione di centrosinistra. Quel programma, sia sulla politica estera, sui PAC, sulla politica economica, sulle tasse, su tutto, è stato discusso e convenuto tra di noi, sottoscritto, e una volta che è sottoscritto, vale, il programma di governo sarà quello. Poi, questo non toglie che ciascuno sia libero, al di là del programma di governo, di manifestare anche opinioni diverse. Ma... Non credo che questo debba mettere in discussione la credibilità di un programma che noi abbiamo presentato agli elettori su cui ci impegniamo a eh, governare il Paese. D'altra parte, anche il centrodestra ha conosciuto e conosce diciamo, articolazioni al proprio interno. Eh, Berlusconi eh, non manca occasione, credo anche fini nella sua qualità di Ministro degli Esteri, di ribadire che l'Italia è a favore dell'adesione della Turchia all'Unione Europea. La Lega è ferocemente contraria all'adesione della Turchia alla Lega Europea. Questo non ha impedito né a te come Ministro degli Esteri né a Berlusconi come Presidente del Consiglio di sostenere in tutte le sedi che invece l'Italia è favorevole all'adesione. Quindi, come vedi, si può avere una posizione di una maggioranza di governo e poi avere anche al proprio interno qualcuno che la pensa diversamente. Tocca a Ferruccio De Bortoli, la prima domanda è per Fassino. L'Italia ha bisogno di energia, sì. però le centrali non le vuole nessuno. Il caso più emblematico è la posizione del governatore del Lazio contro la conversione della centrale di Civitavecchia a carbone. Poi ci sono le grandi opere. Ieri è stata firmata la convenzione tra la società dello stretto di Messina e la società che dovrebbe costruire il ponte prevede una penale di centinaia di milioni di euro in caso di mancato rispetto. Poi c'è il tema della TAV, il tunnel o il percorso attuale. Lei sa come me che questo è un tema che in realtà sta investendo non solo l'Italia ma tutte le società industriali e non solo. E, e in questo modo, ogni qualvolta c'è un'opera da costruire, un'opera significativa, una centrale, una, veloce, una, una ferrovia ad alta velocità, un, un impianto di smaltimento dei rifiuti, eh, un rigassificatore, scatta in una parte dell'opinione pubblica una preoccupazione, una diffidenza, eh, perché si ritiene, a torto ragione, che quella grande opera rappresenti un rischio, un rischio in termini ambientali, un rischio in termini di qualità della vita. C'è anche una, una formula no, che gli americani hanno coniato per esprimere questo rifiuto: fatelo dove volete, ma non nel mio giardino, cioè non, non dove vivo io. Ora io penso che questo, e questo atteggiamento è trasversale. Perché, per esempio, contro il rigassificatore a Brindisi è un sindaco di Forza Italia. Così come ci sono settori che si riferiscono al centro-sinistra che hanno lo stesso atteggiamento contro delle opere altrove. Allora, io penso che questo tema vada affrontato e vada affrontato in questo modo: evitando. I due atteggiamenti che non si possono accettare. L'uno è che come dire, non si fa conto che ci siano delle obiezioni dell'opinione pubblica e in nome di un decisionismo di governo dice si fa lo stesso, cosa, quello che pensano i cittadini non conta. È difficile che si possa governare così. Così come è sbagliato dire siccome c'è un pezzo dei cittadini, una parte dell'opinione pubblica che è contro, allora non si fa niente perché ti condanni alla paralisi. Allora, io penso che ci sia un solo metodo, che è quello di avere una pianificazione degli interventi che servono al Paese e se si è convinti che bisogna farli si fanno. E bisogna costruire una condivisione, in primo luogo, con le popolazioni interessate dagli investimenti e dalle opere che consenta di farle. Allora io le parlo per esempio della TAV in Val di Susa, anche perché sono nato lì. Io penso che la TAV in Val di Susa si debba fare. Ma bisogna discutere con i sindaci, le comunità, le popolazioni di quella valle, perché in quella valle per dieci anni si è costruita un'autostrada. Adesso è il rischio che per altri 10-15 anni ci siano i cantieri dell'alta dell velocità sono 25 anni, un quarto di secolo di una valle strettissima squassata nel suo assetto, nella sua vita. Allora, si vuole discutere con la gente che abita lì. Io sono convinto che nel 2000 l'umanità abbia tutte le conoscenze tecnico-scientifiche per costruire una ferrovia sicura, senza paura. Discutiamo con i sindaci, con le comunità come farlo e facciamolo. Prego. No, sarà un caso, ma dopo le tasse, i Pax, l'immigrazione e la politica estera, anche sui temi che richiamava il dottor De Bortoli, vale a dire l'energetico e le grandi opere, emerge che nell'ambito del centro-sinistra ci sono due politiche. Perché anche su questa questione ciò che ha detto l'onorevole Fassino non corrisponde minimamente a ciò che viene detto in mille circostanze dalla componente più radicale dell'Unione. Penso ai Verdi, penso ai comunisti italiani, penso a Bertinotti. Fassino obietterà, eh, ma nel programma noi siamo stati ben chiari. Io non credo che il programma sia il Vangelo, nel senso che occorre ricordare che l'esperienza passata del centro-sinistra dimostrò che quando si è su posizioni così contrapposte, poi l'instabilità è garantita, perché mentre nel centro pur in presenza della dialettica. È vero quello che diceva Fassino, la Lega è contraria all'ingresso della Turchia nell'Unione Europea, noi continuiamo ad essere favorevoli a tal punto che non abbiamo certo posto il veto, ma noi abbiamo governato per cinque anni. L'instabilità del centro-sinistra, proprio per divaricazioni politiche, portò a tre governi in... 4 in 5 anni e alla candidatura addirittura di un quarto esponente come Presidente del Consiglio. Ma nel merito non c'è dubbio che occorre superare quello che viene chiamato il deficit energetico, è una delle ragioni tra l'altro della scarsa competitività del sistema Italia. Io ricordo che noi abbiamo preso quel provvedimento che è noto come sblocca centrali, abbiamo avviato le procedure per 22 eh, gasificatori, rigassificatori, ci sono molte resistenze in sede locale, vari ricordato dato che in Puglia, in particolar modo con la nuova giunta regionale, c'è una netta ostilità. Per Brindisi, voglio ricordare che in Sardegna la giunta di centro-sinistra si è opposta persino all'Eolico perché dice che deturpa l'ambiente. Voglio ricordare che nel Lazio, lo ricordava lei, c'è una centrale, quella di Civitavecchia, sulla quale Prodi ha detto ma prendo atto che il nuovo presidente regionale Marrazzo è contrario. Quindi c'è una netta contrarietà della maggioranza del centro-sinistra a tutto ciò che ci fa ridurre la dipendenza energetica. Quanto alle grandi opere, io so che l'onorevole Fassino è favorevole alla Torino-Lione, ma non. Credo che se la possa cavare dicendo dialoghiamo con la pubblica opinione, perché in piazza contro la polizia per bloccare i cantieri c'erano gli esponenti dei Verdi, c'erano le bandiere dei partiti dell'Unione, Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani. Lì non si tratta di dialogo con la pubblica opinione, lì si tratta di una posizione ideologica di ostilità nei confronti delle grandi opere pubbliche. No, io voglio, eh, insisto, questa questione del rapporto di consenso sulle grandi opere non è un problema del centro sinistra che il centro destra non ha perché il sindaco di Brindisi è un ex parlamentare del centrodestra, in origine penso perfino del partito sì. dell'onorevole Fini, Mennitti, il quale dice che il rigassificatore a Brindisi non si deve fare. E... C'è un problema più complesso, che è quello di una obiezione che scatta immediata, istintiva di fronte alle grandi opere di una parte dell'opinione pubblica e di amministratori di diverso segno politico che risentono della loro opinione pubblica. Allora, io sono per non rassegnarsi a un atteggiamento di questa natura, per formazione, come dire, penso, penso, credo nella, nella forza della ragione e penso che con la ragione si possono risolvere i problemi. Penso che appunto l'unico modo è quello di condividere insieme a chi è direttamente investito di quell'opera tutte le scelte che si devono fare. Io penso che in Val di Susa l'alta velocità si farà e la faremo, la faremo discutendo con chi abita in Val di Susa e chi ha lì delle responsabilità di amministrazione, il modo con cui farla, in modo da fornire tutte le sicurezze e le garanzie necessarie. Lei ha quasi un minuto da recuperare. No, senza io penso che per fare l'alta velocità in Val di Susa, più che discutere con le popolazioni, l'onorevole Fassino dovrà discutere con Pecoraro Scagno, con Bertinotti, con Di Liberto, perché non è una propaganda del centrodestra. Ricordare che proprio su questa grande opera, da tutti ritenuta strategica, l'ostilità netta, manifesta, dichiarata, fisica, non è venuta dalla popolazione. Perché ha ragione Fassino, bisogna parlare con la pubblica opinione. Ma a parlare con la pubblica opinione andavano gli alleati dell'onore Fassino dicendo che era pericolosa per la salute, che avrebbe devastato l'ambiente, che avrebbe rappresentato una sorta di catastrofe naturale. È una delle tante palesi contraddizioni che il centrosinistra ha. Allora, adesso tocca a Mazzucca, la prima domanda è per l'onorevole Fassini. Eh, pensioni, eh, più volte l'onorevole Bertinotti ha detto che questa riforma Maroni non va bene e dovrà essere cambiata in caso di vittoria del centro-sinistra anche se eh, bisogna tenere conto delle compatibilità del debito pubblico italiano e anche delle esigenze e delle richieste dell'Unione Europea. Ecco, la sensazione è che eh, facendo e disfacendo quello che ha fatto la coalizione precedente, l'Italia resta un po' paralizzata, non si rischia di fare una da una parte tutto bene, dall'altra parte tutto male e non cercare mai di realizzare qualche accordo fra maggioranza e minoranza? No, io penso che ci sia un punto della cosiddetta riforma Maroni che dovrebbe entrare in vigore nel 2008 che per noi è, eh, non, eh, non è condivisa da noi e non soltanto da noi. Ed è il cosiddetto scalone, cioè il fatto che chi va in pensione il 15 dicembre del 2007 ci va con 35 anni di contributi e che ci, chi ci va il 15 gennaio 2008, 30 giorni dopo, ci va con 40 anni di contributi. Ora, questo salto così grande è, diciamo, ingiusto perché determina un trattamento troppo divaricato tra persone che sono nella stessa condizione, la cui unica differenza è andare in pensione un mese prima o un mese dopo. In secondo luogo è un meccanismo rigidissimo, ma noi stiamo, stiamo discutendo continuamente di un mercato del lavoro che è flessibile, ma se è flessibile il mercato del lavoro va gestita anche l'uscita dal mercato del lavoro in modo flessibile e quindi è molto più ragionevole che si ritorni ad una finestra temporale entro cui un lavoratore decide se andare in pensione o no, è giusto anche corredare questo di incentivi che consentono a chi sulla base di una scelta volontaria voglia rimanere, di rimanere eh, a lavorare, se invece vuole andare in pensione è giusto che ci vada, e diamoci un meccanismo che sia molto più gestibile in relazione anche alle scelte di vita di ciascuno e in relazione tra l'altro a un mercato del lavoro che proprio perché è flessibile ci può porre di fronte a esigenze diverse, è perché noi abbiamo approvato una riforma che stabilisce che si va in pensione dal 2008 con 40 anni di contributo. Le segnalo che ci sono migliaia e migliaia di lavoratori ultra cinquantenni per i quali scadrà l'indennità di mobilità, l'indennità di cassa integrazione. Ogni indennità saranno troppo vecchi per trovare un lavoro, troppo giovani per andare in pensione, non sapremo cosa farne e non avranno neanche un reddito. Allora, è più ragionevole forse costruire un percorso più flessibile che ci consenta di governare anche questi processi, sapendo naturalmente, come sappiamo, abbiamo sempre sostenuto che la spesa previdenziale è una delle voci che va tenuta sotto controllo. Non a caso durante gli anni del 160 si è fatta la principale riforma che è stata l'avvio la, eh, del, della complementarietà e di un sistema pensionistico che non è soltanto più retto sul pilastro pubblico ma è anche retto sul pilastro, eh, sul pilastro privato attraverso eh, i meccanismi assicurativi. No? Per cui ciascuno d'ora in avanti avrà una pensione che deriva da due fonti di reddito. Quindi noi siamo proprio per garantire che ciascuno abbia una pensione dignitosa e al tempo stesso, però, l'onere pubblico sia governabile. Ma governiamolo dentro appunto una logica di flessibilità e di gestione graduale. Sulle pensioni. Ma io voglio ricordare che nella campagna elettorale di cinque anni fa, nel 2001, vi erano in occasioni come queste due questioni che venivano poste con grande insistenza dai giornalisti, erano al centro del dibattito, in particolar modo in sede europea, perché nel sistema Italia vi erano dei punti deboli, scarsa competitività. Alcuni sono rimasti, dipendenza energetica, il nanismo delle imprese che investono poco in ricerca, il gap infrastrutturale, poi c'erano due grandi questioni che tornavano sempre: la rigidità del mercato del lavoro e la sostenibilità o meno del sistema previdenziale. Oggi non c'è un dibattito in cui i due temi, rigidità del mercato del lavoro e sostenibilità del sistema previdenziale, tornino, se non per commentare ciò che ha fatto il governo, se non per commentare ciò che ha fatto il governo. Ne abbiamo discusso prima quando si parla di legge Biagi per quel che è il mercato del lavoro e la flessibilità, ne stiamo discutendo adesso perché il dottor Mazzucca ha ricordato un'altra grande riforma del governo di centro la riforma del sistema previdenziale. Io credo che la riforma sia una riforma giusta innanzitutto perché è una riforma graduale. Quello che il centro sinistra contesta, vale a dire il fatto che entra in vigore nel 2008, è a mio modo di vedere un punto di forza proprio perché non ha determinato impatti traumatici. È una riforma importante perché parte in Italia era ora la cosiddetta previdenza integrativa, perché sempre di più dovremo attivare quello che è il secondo pilastro, come lo chiamano i tecnici, perché in futuro, in particolar modo, non vi sarà solo la pensione che viene dai contributi versati o trattenuti, ma vi dovranno essere forme integrative di pensione. È una riforma che io considero molto saggia perché incentiva la permanenza sul posto del lavoro, nel senso che chi vuole rimanere a lavorare rimane a lavorare e cosa che pochi sanno ha una busta paga che quasi si raddoppia perché non c'è ovviamente alcun tipo di trattenuta in quanto è un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore. In terzo luogo aggiungo che è una riforma socialmente equa perché è una riforma che non ha fatto macelleria sociale come qualcuno temeva, basti pensare ad esempio al fatto che vengono riconosciute le cosiddette categorie usuranti, viene ribadito che ci sono delle categorie che meritano un trattamento diverso perché con tutto il rispetto un lavoro non equivale all'altro, chi svolge una funzione di dipendente pubblico non è propriamente un lavoratore come colui che sta in miniera, è una riforma che ha dimostrato la capacità del centrodestra di tenere sotto controllo i conti pubblici, di avviare un meccanismo virtuoso, di tutelare la giustizia sociale. Ma eh, noi non contestiamo che la riforma parta dal 2008, noi contestiamo lo scalone che determina una iniquità di trattamento tra chi va in pensione il giorno prima, il 31 dicembre 2007 e chi ci va dopo, il giorno dopo, il 1 gennaio 2008. Non c'è nessuna ragione di determinare un trattamento così dispari di 5 anni di differenza per andare in pensione, oltre che essere un meccanismo rigido, troppo rigido per governare un mercato del lavoro, ripeto, nel quale abbiamo tantissima gente ultra cinquantenne che rischia di non arrivarci per altre ragioni, perché è appunto eccedente di processi di ristrutturazione e non coperti da indennità e da garanzie sufficienti. Quanto al fatto che ci sia la previdenza complementare, che è una riforma avviata dal centro sinistra, ricordo che il centro destra ne ha aggravato la tassazione. Io credo che questo sia stato un errore, perché si è aumentato il prelievo fiscale sul, eh, sui fondi pensione e sulle indennità di liquidazione destinate a questo, e questo non ha favorito, ma semmai ha reso più complicato e più difficile il decollo, che in ogni caso bisogna sostenere. Terzo, ricordo infine. Che in ogni caso c'è il problema di affrontare il tema delle pensioni minime di cui abbiamo parlato prima e di costruire un meccanismo di, che oggi non c'è, di aggancio al costo della vita della dinamica delle pensioni. Ha un il minuto tema, e mezzo. Il tema, tema dell'aggancio alla dinamica della vita delle pensioni è un tema certamente di grandissima importanza. Non vedo come in termini logici e razionali si possa fare se non attraverso quello che in qualche modo il centralestra ha già fatto, vale a dire aumentare quelle pensioni che si trovano in una condizione per la quale diventa difficile presumere che quel pensionato arrivi alla fine del mese, perché non credo che l'onorevole Fassino ipotizzi meccanismi analoghi a quelli della vecchia scala mobile per le pensioni, perché se è così è una novità, ma è certamente una novità che... Determinerebbe qualche evidente preoccupazione da parte, in particolar modo, degli imprenditori. Quindi è vero, il pensionato è oggi un cittadino debole, il governo ne è talmente consapevole che, nei limiti delle possibilità e per coloro che hanno più di 70 anni, ha già provveduto a portare a 551 euro la pensione minima. Tocca a Ferruccio De Bortoli per Gianfranco Fini. La spesa sanitaria prevista per il 2006 è di circa 96 miliardi di euro, sembra sottostimata. È tanto. Sembra che ci siano molti sprechi, ci sono le regioni, ognuno va per conto proprio, c'è la lunga attesa per le analisi e i ricoveri. C'è anche la necessità di separare politica da gestione della sanità. Non è stato a questo punto un errore quella legge votata, credo, da tutti che permette agli ex parlamentari di diventare amministratori delle aziende sanitarie locali. Personalmente penso di sì, anch'io ho letto dai giornali che questa legge era stata approvata al Parlamento, come vedete sono molto onesto nella risposta, non credo che si sia trattato di una dimostrazione di lungimiranza del Parlamento, un piccolo interesse corporativo di qualche parlamentare, ma francamente credo che sia un dettaglio, pronto se anche l'onorevole Fassino è dell'idea a prendere l'impegno di modificarla nella futura legislatura, chiunque vinca le elezioni. Il tema della salute e della sanità è un grande tema ed è un tema sul quale io credo che ancora una volta il centrodestra possa dire, secondo verità, abbiamo fatto molto, c'è ancora molto da fare, ma non è vero quello che il centro-sinistra sostiene, cioè che siamo alla catastrofe. Ricordo ad esempio che in questi anni è vero che la spesa pubblica è cresciuta, ma è altrettanto vero che è cresciuta in particolar modo la spesa connessa alla tutela di un diritto primario qual è il diritto alla salute. Perché un cittadino ha il diritto di essere assistito e di essere assistito in ogni parte d'Italia, senza discriminazioni nord-sud, è indubbio che l'organizzazione sanitaria che viene affidata oggi alle regioni anche con la devoluzione, non mette in discussione il principio del servizio sanitario nazionale e la sopravvivenza con compiti di coordinamento del Ministero della Salute, ma credo che soprattutto negli ultimi tempi i cittadini si siano resi conto che per garantire il diritto alla salute non si può lesinare nella spesa. È altresì evidente che bisogna poi garantire che ci siano in particolar modo per i ceti più deboli le possibilità di avere un trattamento che in passato era riservato a ceti più abbienti. Faccio l'esempio. Credo che una realizzazione di cui il governo va fiero e che i cittadini apprezzino è proprio la. Indicazione che abbiamo dato tassativa con sanzioni per l'eventuale amministratore dell'unità sanitaria locale che non adempie per garantire al cittadino che la lista d'attesa non sia una lista d'attesa a tempo indefinito. Cosa vuol dire? Vuol dire che se oggi un cittadino doveva aspettare sei mesi, con la riforma che abbiamo fatto, se la USLA competente non garantisce di farlo in poniamo, 30 giorni, quel cittadino ha il diritto di andare in una struttura privata, perché con il diritto alla salute credo che per davvero non si debba scherzare. Ma ah, intanto io dico questo, partiamo dal dato che noi viviamo in un paese in cui si vive molto di più e quindi eh, l'allungamento del tempo di vita determina un allungamento di domanda di cura e di assistenza, anzi di più ancora perché quanto più si va avanti negli anni più si è esposto all'allogoramento, al rischio della malattia eccetera. Perché dico questo? Perché quando io sento dire tagliare la spesa sanitaria mi pare che non si faccia i conti con il fatto che già solo il fatto che la popolazione aumenta la domanda perché vive di più determina diciamo, la necessità di non ridurre le risorse, ma semmai di fare uno sforzo il più possibile per razionalizzarne l'utilizzo. E questa è la prima questione. Quindi partiamo dal dato che il diritto alla cura, il diritto alla salute è un diritto primario che noi dobbiamo garantire a ogni cittadino, con un modello che garantisce a ognuno di essere curato. Noi non siamo negli Stati Uniti in cui, se uno entra nell'ospedale, prima gli chiedono una carta di credito e se ce l'ha lo curano. Noi prima lo curiamo e poi gli chiediamo se sei in grado di pagare o no e tra l'altro c'è un sistema sanitario attraverso il quale ciascuno è coperto e tutelato. Detto questo vorrei ricordare che dei 96 miliardi di cui ha parlato eh, il dottor De Bortoli previsti, nella previsti per, la, per la sanità, nella finanziaria ce ne sono soltanto 90, quindi mancano 5 miliardi di euro, che sono 10 mila miliardi di vecchie lire, per coprire il fabbisogno del, del, del 2006. Ricordo che con una politica di ticket, soprattutto applicata nelle regioni di centro-dest, il costo per molte famiglie si è aggravato, il costo della salute. Ricordo che sono stati tagliati in questi anni i fondi per le persone disabili, sono stati tagliati i fondi del Fondo sociale che venivano diciamo, usati per assistenza che il governo per quattro anni consecutivi ci ha sempre bocciato la proposta di istituire un fondo nazionale per le persone non autosufficienti che metta a disposizione delle famiglie risorse per affrontare meglio questo problema che per una famiglia è sempre oneroso e che i fondi per la ricerca biomedica sono assolutamente esigui. Allora, sono molte le questioni che vanno affrontate e secondo noi c'è bisogno proprio di un salto. Perché, se si vuole effettivamente fare in modo che la salute dei cittadini sia curata, bisogna affrontare questi temi e eh, diciamo, provvedere a queste esigenze a cui non si è eh, provveduto. Infine, c'è anche un problema di modello: la sanità non è gestita in tutto, in, nello stesso modo in tutta Italia, ci sono delle regioni in, che, in cui la sanità ha un deficit minore. Uh, è più efficiente, ha, eh, esprime migliore qualità. C'è una graduatoria non fatta da noi, fatta da chi si occupa di queste cose. In testa a questa graduatoria ci stanno Emilia, Toscana, Umbria. Perché? Perché hanno un modello di territorializzazione della sanità, cioè non tutto sull'ospedale, ma quanto più possibile servizi vicini al cittadino in ragione tale da rendere più facile la cura e ridurre quanto più possibile i costi. Lei ha quasi due minuti. I no. fondi sono sempre insufficienti quando si parla di tutela di un diritto costituzionalmente garantito, qual è la salute, nel senso che credo che tutte le persone di buon senso auspichino l'aumento delle risorse a disposizione per i disabili, per il contrasto ad alcune patologie, per l'assistenza in particolar modo agli anziani ma va anche ricordato che se facciamo uno sforzo di memoria quando governava il centro-sinistra c'era lo stesso identico problema di fondi che erano sempre al di sotto di quelle che erano le esigenze, ma il centro-sinistra in alcune circostanze ricorreva alla tassazione. Quando si pensa del centro-sinistra che ha già governato, credo che molti italiani non ricordino soltanto la tassa che mise Prodi per entrare nell'euro, ricordano anche molti italiani la cosiddetta tassa sulla salute, o tassa sul medico, proprio perché le risorse sono sempre poche. Ma... Non so dove l'onorevole Fassino ha sentito dire tagliare la spesa sanitaria. Noi non solo non l'abbiamo tagliata, l'abbiamo aumentata. L'abbiamo aumentata meno certamente di quello che sarebbe indispensabile fare, ma torniamo sempre al solito discorso. Noi abbiamo fatto compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, quel che potevamo senza aumentare mai la tassazione e comunque sulla sanità accetto sfide, accetto sfide, aumentando di diverse decine di miliardi nel corso dei cinque anni gli stanziamenti. Questa tra l'altro è una delle ragioni per cui la spesa pubblica è in crescita, perché la spesa pubblica che è cresciuta in Italia è cresciuta proprio perché noi abbiamo ritenuto che sul diritto del cittadino ad una salute e quindi ad un'assistenza sanitaria degna di tale nome, non si potesse risparmiare. Ma dunque, avuto... intanto Prodi eh, mise l'eurotassa non perché stravagante, ma perché per entrare nell'euro l'Italia doveva superare un gap competitivo rispetto ad altri paesi rilevanti. Avevamo deficit e, eh, più alto di Germania e Francia di tre volte, debito pubblico più alto d'Europa e inflazione più alta eh, di Francia e Germania tre volte. Lo sforzo di convergenza che ci ha consentito di entrare nell'euro richiedeva una misura supplementare. Quell'eurotasse è servito a questo, quell'eurotasse è stata restituita agli italiani. Quindi Prodi ha fatto il suo dovere servendo bene il suo Paese in quegli anni. Quanto alla tassa sulla salute è stata poi sostituita dalla riforma del servizio sanitario nazionale che ha fatto il governo di centrosinistra, quindi da questo punto di vista proprio non capisco il senso della polemica. Invece io torno sulla questione della spesa sanitaria, perché la questione che ha posto il dottor De Bortoli è una questione rilevante. Dal 2001 al 2005, in termini reali, cioè al netto del, del tasso di inflazione, in Italia la spesa sanitaria è diminuita e possiamo prendere le tabelle e lo si vede. Io penso che non si possa diminuire la spesa sanitaria in un paese nel quale il tempo di vita si allunga e la domanda cresce e invece bisogna considerarla una assoluta priorità. Allora abbiamo bisogno soltanto di una domanda, tocca a Mazzucca, senza possibilità di replica. Quindi la Fa Fini, poi risponde Fassino e poi facciamo gli appelli finali. L'onorevole Fini ha sempre un minuto e mezzo da recuperare se vuole approfittare. Posso subito? Così no, eh, rispondendo, no per, eh, rispondendo adesso. Lei può rispondere come crede, eh, uh, può anche riprendere il tema precedente, no, ma deve rispondere a Mazzucca. Un minuto e mezzo per precisare, pre diciamo. Pre alcune... può precisare rispondendo a Mazzucca. Ma non è più facile essere preciso dire. Purtroppo me. queste regole non le ho inventate io, Le eh, sto soffrendo come lei non immagina. Non le, le ha inventate lei, le ha volute Prodi. <ride> Onorevole Fini, le ultime <ride> scalate bancarie hanno posto problemi. Eh, Vari problemi e varie polemiche hanno comunque posto il problema di un cambiamento dell'etica negli affari in Italia, un problema di. Eh, colonizzazione da parte dei capitali esteri nei confronti delle banche italiane, anche un problema di eh, modifica della legislazione cooperativa superando i vecchi steccati politici fra cooperative rosse, cooperative bianche, cooperative verdi. Ecco, voi come vi muovete su questo fronte? Allora, utilizzo i 20 secondi residui per ricordare che non si può dire la spesa sanitaria è diminuita se si sostiene contemporaneamente che la spesa pubblica è aumentata. Perché? Credo che tutti sappiano che la ragione dell'aumento della spesa pubblica è proprio nel fatto che la spesa sanitaria è aumentata. E credo che il Governo abbia fatto bene da questo punto di vista, perché il diritto alla salute deve essere garantito. Siccome anche ieri mi è capitato di ricordare che Prodi mise una tassa per entrare nell'euro, e l'On. Fassino ha precisato anche ieri le stesse cose che ha detto qui questa sera, comunico, annuncio, che da più parti mi hanno detto: Ma chi ti ha detto che è stata restituita? È stata restituita al 65%, perché molti lavoratori autonomi aspettano ancora oggi di vedere restituita la tassa che pagarono all'epoca. E lo capisco perché mentre mettere il rimborso in busta paga è certamente agevole, ci pensa il datore di lavoro, mettere dare al lavoratore autonomo quello che ha dovuto pagare perché Prodi così decise per entrare nell'euro non è agevole. Per quel che riguarda le cooperative, allora io credo che... Se le cooperative hanno una funzione mutualistica, solidaristica, sociale, le cooperative del secolo scorso di Andrea Costa, eh, siano, e lo dico senza alcuna ironia, meritevoli di grande considerazione, eh, garantiscono una possibilità di lavoro, vi è una logica per l'appunto che è quella della solidarietà. Se le cooperative diventano delle holding finanziarie, e in Italia ci sono cooperative che sono holding finanziarie, e godono di privilegi rispetto ad altre imprese, si tratta di una situazione che va smantellata, perché i privilegi di alcune holding finanziarie che hanno uno statuto cooperativistico finiscono per alterare quello che è un libero mercato. Non lo abbiamo fatto in questa legislatura, ci impegniamo a farlo nella prossima, non credo che se vince l'Unione questo è un impegno che può prendere. Perché per l'Unione le grandi centrali cooperativistiche rappresentano non solo un interlocutore nella loro politica economica, ma in qualche caso anche qualche cosa di più. Prego. Ma... In termini reali, eh, siamo pronti a dimostrarlo, la spesa sanitaria è diminuita in questi anni, così come la spesa scolastica. Fatto 100 quanto si spendeva per scuola e università nel 2001, eh, nel 2006 la finanziaria spende 91. E io penso che sia un errore aver ridotto la spesa sanitaria e ridotto la spesa scolastica perché sono due spese di cui il Paese invece ha eh, bisogno, ne hanno bisogno soprattutto i cittadini. Quanto alla questione del movimento cooperativo, io dico il movimento cooperativo rappresenta con le sue aziende il 7% del prodotto interno lordo di questo Paese, sono migliaia e migliaia di imprese che danno lavoro a oltre un milione di lavoratori, imprese che sono spesso leader nei loro settori, eh, credo che si debba Sempre riconoscere che se non ci fosse per esempio eh, la Lega, i eh, se non ci fossero i supermercati Coop, in Italia il settore della dist grande distribuzione commerciale sarebbe totalmente nelle mani eh, di eh, operatori stranieri. Detto questo, la, la domanda del Dottor Mazzucca poneva anche un altro problema, cioè il problema di come eh, affrontare la questione dell'assetto del sistema bancario. Allora io la dico così, sono d'accordo col Governatore della Banca d'Italia Draghi che ha sollecitato nuove aggregazioni cioè fusioni e dimensioni più grandi delle banche italiane. Se si prende l'elenco delle prime 30 banche europee si vede che, e ce ne sono 4-5 italiane, si vede che le 4-5 italiane che stanno in questo elenco hanno in genere una dimensione che è un terzo rispetto ai loro concorrenti tedeschi, francesi, spagnoli o inglesi. Se stanno di quelle dimensioni rischiano di essere prima o poi mangiate. Bisogna mettersi nelle condizioni di avere le stesse dimensioni delle altre banche dei competitori per poter stare sul mercato europeo e internazionale dei capitali. E quindi io sono favorevole alla sollecitazione che il governatore della Banca d'Italia ha fatto a eh, procedere verso nuove aggregazioni bancarie che consentono di costruire grandi poli bancari capaci di essere competitivi, non solo di essere scalati, ma come ha fatto Unicredito in Germania, anche capaci di andare all'estero e fare operazioni di acquisizione e di allargamento della propria eh, capacità competitiva. Allora, resta soltanto da fare gli appelli finali. Il sorteggio ha stabilito che posso parlare prima dell'onorevole Fini e che concluda poi l'onorevole Fassini. Io innanzitutto voglio invitare le telespettatrici e i telespettatori che ci hanno ascoltati ad andare a votare. Non è soltanto un diritto, per molti aspetti è un dovere. Magari qualcuno dice io non mi occupo di politica torna sempre valida la vecchia battuta, però è la politica che si occupa di te. Quindi andate a votare. Andate a votare e ovviamente guardatevi attorno, avete occhi per vedere, avete orecchie per intendere. Credo che gli italiani non condividano il catastrofismo della sinistra, come se l'Italia fosse un paese allo sfascio, con i libri in tribunale, in cui tutto va male. Al tempo stesso, con serenità, dico, tanti italiani forse non condividono un certo trionfalismo di alcuni amici del centrodestra che avrebbero con la bacchetta magica risolto tutto. Non è così, di problemi ne abbiamo ancora molti, al tempo stesso questo governo ha fatto tante cose buone e positive, dobbiamo continuare ad andare avanti. Se vogliamo andare avanti, se vogliamo cambiare le cose, beh, non si torna indietro, non è un gioco di parole. Romano Prodi non è il rinnovamento. Romano Prodi ha già governato. Romano Prodi è ricordato dagli italiani come uno dei tanti presidenti del Consiglio, non credo che sia ricordato con nostalgia. Andiamo avanti, non riportiamo indietro le lancette della politica. Andare avanti come? Certamente con un nuovo governo di centrodestra in cui, questo è il mio auspicio, questa è la mia speranza, ci sia più destra, ci sia più alleanza nazionale. Noi abbiamo chiesto e chiediamo un voto per governare in prima persona. Questo sta a significare che in una logica di rispetto democratica delle scelte degli elettori, se vince il centrodestra è giusto che a Palazzo Chigi vada il presidente del partito che prende più voti, se sarà Forza Italia sarà Berlusconi, se dovesse essere l'Alleanza Nazionale non ci tireremo indietro. Andrà avanti per fare cosa con più destra. Beh, sostanzialmente è emerso anche in questo dibattito. Certamente per garantire meglio la sicurezza del cittadino, che rimane uno dei grandi temi, e destra vuol dire sicurezza, vuol dire ordine, vuol dire legalità, per garantire una giustizia sociale basata sulla famiglia, perché la famiglia è per davvero la cellula fondamentale della società, e anche per una ripresa dell'economia che sia centrata sulla possibilità. Per le imprese di crescere pagando meno tasse e quando dico le imprese mi riferisco in particolar modo ai piccoli e medi imprenditori. Perché quando dico non torniamo indietro, intendo anche dire non torniamo all'epoca in cui il governo aiutava soltanto i grandi gruppi industriali. Quello era il governo di Proti. Ha recuperato una parte del tempo che gli spettava, onorevole Fassino, prego, due minuti. Ma mi rivolgo a tutti gli elettori e a tutte le elettrici, sia a chi già ci ha votato, sia chi è incerto, sia chi. Pensa di orientarsi a votare per il centrodestra. Cinque anni fa Berlusconi si presentò come l'uomo del più, come colui che avrebbe modernizzato il paese e avrebbe eh, offerto e garantito a ogni cittadino più opportunità, più occasioni, più possibilità. Cinque anni dopo, ciascuno può misurare l'enorme distanza tra quel sogno evocato e quello che effettivamente è stato dato. La crescita è zero, le imprese sono in un affanno competitivo che denunciano esse per prime. Il lavoro è diventato molto più precario, i redditi degli italiani si sono impoveriti rispetto a cinque anni fa, il debito pubblico e il deficit si sono aggravati, il Paese guarda al suo futuro con maggiore incertezza, maggiore precarietà, maggiore insicurezza. Noi pensiamo che si debba cambiare per questo. Pensiamo che si debba aprire una stagione nuova, un ciclo nuovo nella vita dell'Italia. Pensiamo che serva un governo capace di rimettere in moto l'economia italiana e far tornare a crescere il nostro Paese. Pensiamo che serva un governo che sia capace, riconoscendo la flessibilità del mercato del lavoro, però di garantire quelle misure che evitino una precarietà angosciosa per troppi e soprattutto per troppi giovani. Pensiamo a un governo che faccia una politica dello Stato sociale che consenta alle famiglie di non essere sole nella loro vita quotidiana e di avere invece quei servizi per l'infanzia, per le persone anziane, per sé, che consenta una vita più sicura. pensiamo a un governo che sia capace di costruire una politica che consenta ai giovani di eh, guardare la propria vita e il proprio futuro con maggiore certezza. L'Italia è un grande paese, noi non siamo né pessimisti né catastrofisti, crediamo nel nostro paese, ma ha bisogno di un governo forte, autorevole, una guida capace di restituire fiducia, speranza, certezza agli italiani. Per questo vi invitiamo a votare per l'Ulivo alla Camera dei Deputati per i democratici di sinistra, per la lista della Margherita o per le altre liste dell'Unione al Senato e di darci i voti perché Prodi possa essere il primo ministro per cinque anni di un'Italia nuova. Io ringrazio molto l'onorevole Fini e l'onorevole Fassino di aver partecipato a questo confronto chiaro e corretto. L'ultimo appuntamento è per lunedì prossimo, il 3 aprile, per il confronto definitivo tra Silvio Berlusconi e Romano Prodi. Grazie buona serata.